Ciao amici, sembra che siamo tutti un po' intossicati da cibo industriale e inquinamento. Ma sapete qual è l'organo che si intossica più di frequente? Boh, chi di voi amici lo sa? È il fegato. Il fegato è uno degli organi più importanti nei processi depurativi del corpo. Per questo, quando siamo intossicati, è l'organo che ne risente di più. Sapevate che l'Italia è tra i paesi europei con più casi di malattie al fegato? Per questo è importante informarsi su come fare prevenzione e alimentarsi in modo sano. Oltre agli esami e alle analisi di routine, oggi vediamo le indicazioni dell'OMS diffuse durante la recente giornata mondiale per il fegato. Ecco i 6 migliori cibi che depurano e proteggono il fegato. Intanto, se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Verdure a foglia verde. La clorofilla contenuta nelle verdure a foglia verde è un potente antiossidante con effetti detox. Verdure come tarassaco e crescione favoriscono la produzione della bile. Le crucifere, broccoli, cavoli, eccetera, apportano anche enzimi detox. 2. Aglio. L'aglio è ricco di selenio, in grado di aiutare le altre sostanze antiossidanti a eliminare le tossine. Contiene arginina, un aminoacido che favorisce la buona circolazione, e vitamina B6, un antiossidante che agisce sul fegato. 3. Avocado. L'avocado è un vero superfood, ricchissimo di antiossidanti e micronutrienti come vitamina C e K, grassi sani omega 3, che proteggono il fegato e stimolano la depurazione. 4. Curcuma. La curcuma è una delle spezie antinfiammatorie per eccellenza, contrasta i radicali liberi, elimina le tossine, protegge i tessuti. Potete usarla in polvere nelle vostre ricette o fare una delle tisane che ho spiegato nei miei video. Sì, dopo mi guardo la playlist. 5. Noci e nocciole. Noci, mandorle, nocciole, pinoli sono lo spuntino sano per eccellenza. Noi non ce le facciamo mai mancare. Bravi, anche io li ho sempre con me. I grassi insaturi sani aiutano a ridurre il colesterolo cattivo anche nel fegato. Apportano omega 3 e acidi grassi che rafforzano le cellule epatiche. 6. Pompelmo. Il pompelmo contiene vitamina C in abbondanza e altri nutrienti che aiutano il corpo a produrre glutatione, l'antiossidante naturale più potente. E poi è buonissimo! Per conoscere altri cibi e rimedi per stare bene ogni giorno, iscrivetevi al canale, è facile, basta un click, così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Scusa Simo, mi devo mangiare tutta sta roba ogni giorno? Non serve, basta assicurarsi di mangiare a rotazione almeno uno di questi alimenti ogni giorno, così è anche più facile seguire un'alimentazione sana e completa. Mangia sano e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!